El 10 de octubre de este año tendrá lugar en la ciudad de Asís, en Italia, la beatificación de Carlo Acutis, uno de los jóvenes que el Papa Francisco está proponiendo a la Iglesia como modelo de santidad en nuestra época. Carlo es un joven italiano que murió en el año 2006 a la edad de 15 años después de contraer una grave leucemia. Y toda su vida fue un gran ejemplo de santidad. También lo fue manera de abordar la enfermedad que lo llevó a la muerte. Por eso, en vistas a esta beatificación y teniendo en cuenta que la Iglesia nos está presentando este modelo de santidad para los jóvenes, pero también para todos, el sacerdote a bordo hemos querido conversar con Antonia Salzano, que es la mamá de Carlo Acutis y que generosamente nos ha regalado un poco de su tiempo para contarnos sobre su hijo, sobre su vida, para ayudarnos también a acercarnos a esta figura que nos pueda ayudar a todos a ilusionarnos de nuevo con la meta que el Señor nos propone, que es la santidad. Por eso los invitamos a todos aquí en Sacerdote a Bordo a ver esta entrevista que hemos hecho a Antonia Salzano y esperamos que la disfruten tanto como lo hemos hecho nosotros. ¿Cómo va? Grande placer y buen día. Buen día. ¿cosa digo esta bella telefonata? <laughs> No, innanzitutto ringraziarla per, per il suo tempo perché lo so che adesso è impegnatissima. Sì, e... no, vabbè, ma lo troviamo un po'. <ride> Quindi, no, la, prima, la prima domanda che le volevo fare sarebbe un po', diciamo, su, sulla cosa più prossima, che è appunto la beatificazione. Se lei ci può raccontare un po' come si sta si, si stanno svolgendo i preparativi, tutte le cose per la beatificazione che si svolgerà ad Assisi. Dunque, buongiorno a tutti. Innanzitutto, buenos dias. Non apro il BN in spagnolo, qualche, qualche parola puedo dirla. Ma diciamo che il 10 ottobre ci sarà questa beatificazione che purtroppo a causa del Covid era già stata rimandata perché già doveva essere stata fatta i primi dell'anno. Okay. Speriamo tutto bene perché ovviamente i contagi diciamo, tendono un po' a aumentare in questo periodo, però... A Dio piacendo, sarà fatta appunto Assisi nella Basilica di San Francesco d'Assisi, saranno diciamo collocati dei maxi schermo in alcuni luoghi che sono quelli tipo Santa Maria degli Angeli, San Ruffino, Santa Chiara. Così la gente fuori può, può seguire anche da fuori, no? E Non c'è bisogno, diciamo, perché chiaramente all'interno i numeri sono ristrettissimi. Già abbiamo 150 sacerdoti che devono concelebrare poi e Quindi non si può, perché già, già ci pigliano quasi tutti i posti, e quindi purtroppo siamo obbligati a, a fare così e poi niente, ci sarà il giorno prima una veglia di preghiera con i giovani, perché eh, poi anche i, la conferenza episcopale Umbra si sta muovendo, poi ci sarà anche una delegazione di Milano. Perché ovviamente Carlo appartiene alla diocesi di Milano. Però, siccome eh, Carlo desidera di stare a Assisi, è chiaro che ha voluto essere sepolto qui, attualmente nel santuario della spogliazione. Dall'1 al 17 verrà esposto il corpo, che voi sapete che è stato trovato intatto, e che vuol dire in praticamente nel gergo tecnico, comunque si dice intatto. E Quindi è stata necessaria una preparazione molto lunga, e poi è stata fatta una maschera ovviamente per mostrarlo ai fedeli, ai giovani, così, però insomma tendenzialmente, ecco, questo verrà dall'1 al 17, poi credo che il Vescovo richiuda la tomba e poi la riaprirà probabilmente quando finirà il Covid, farà una festa di ringraziamento o qualcosa, insomma, adesso poi vediamo come verrà organizzata. E eh, come lei sa, eh, Carlo, diciamo, ha grandissimi devoti in tutto il mondo. Il problema è che col Covid molte frontiere sono chiuse. Per esempio, dal Brasile non possono venire, non possono venire dagli Stati Uniti, in tanti, da tanti paesi. Quindi ovviamente eh, ci saranno più che altro le presenze italiane, le presenze, quelle che eh, però, come torno a ripetere, sempre limitate, perché noi non è che possiamo. Non so per dirle era stata aperta le iscrizioni e la prima iscrizione adesso ci sono hanno di nuovo aperto per altre iscrizioni per le piazze ma già dopo che ne so dopo un'ora già c'erano già 2.000 iscritti quindi purtroppo i posti a causa del covid sono molto molto limitati ecco quindi non si può avere grandi masse ecco però noi ci auguriamo che arriverà presto la canonizzazione così almeno avremo lì le masse a dio piacendo, in piazza san pietro Signora Antonia, una domanda che magari le hanno fatto già un sacco di volte, però, però è che mi sa che per tutti i fedeli cattolici è, è una domanda obbligatoria, è che lei deve vivere una cosa che è straordinaria, cioè eh, assistere alla beatificazione di un figlio è una cosa che non so quante volte è accaduta nella storia della Chiesa, ma sicuramente pochissime. Quindi sicuramente lei... Ha già sì. risposto tante volte questo, però non so che, come, come la vive lei questa cosa, perché è straordinaria, senz'altro. Ma guardi, eh, tendenzialmente <ride> che Carlo eh, abbia questa fama di santità e, e questa, diciamo, che tante perso persone lo pregano, di, dicono di aver ricevuto grazie, miracoli, è qualcosa che tendenzialmente noi ormai ci siamo abituati perché comunque è mancato nel 2006 e quindi diciamo sin da allora Carlo ha subito avuto una fama di santità molto diffusa in tutto il mondo. Un po' anche le sue mostre hanno sicuramente contribuito, ma anche diciamo misteriosamente la fama di Carlo si è stesa subito ecco, a livello proprio internazionale. E certo è ovvio che per un genitore che è ancora in vita assistere alla beatificazione di un figlio, non è casuale, perché normalmente le cause di beatificazione si fanno molti anni dopo, no? Carlo è stato velocissimo, perché se voi pensate che il 2006 è morto, ci vogliono cinque anni, perché diciamo il Papa Benedetto ha imposto che ci siano cinque anni che devono passare <coughs> dalla morte del candidato, prima era prima, si poteva anche aprire subito il processo, adesso invece devono passare questi cinque anni quindi insomma mettiamo 2006-2011 poi eh, l'iter eh, venerabilità eccetera è stato velocissimo quindi eh, questo sicuramente ci ha un po' lasciato anche un po' tramortiti perché di solito uno si mette con l'idea di lunghi tempi no? i tempi della chiesa eccetera mentre invece si vede che il Signore ha urgenza di proporre Carlo ai giovani come modello essendo ovviamente Carlo un modello molto attuale che poi coinvolge poi anche un ragazzo che utilizzava i mezzi di comunicazione contemporanei che usano tutti i ragazzi, come appunto lo stesso Papa Francesco ha ricordato nella Christus Vivit, quando ha parlato di Carlo proprio. C'è un paragrafo dedicato a Carlo, in cui praticamente Papa Francesco eh, diciamo, presenta Carlo al mondo, soprattutto ai giovani, come modello per come ha utilizzato, ha saputo utilizzare questi mezzi di comunicazione citando anche una frase di Carlo che tutti nasciamo originali ma molti muoiono fotocopie e che quindi bisogna non morire fotocopie, insomma citando proprio in questa esortazione a non morire come fotocopie, come diceva Carlo. Ecco, quindi eh, questo sicuramente eh, fa, fa capire pure appunto come la Chiesa abbia recepito Carlo, come anche l'azione di Carlo sia capillare anche con le parrocchie, i catechisti, gli educatori, i giovani. Ci sono gruppi di preghiera che si sono naturalmente formati intorno a Carlo, dove i giovani magari si dedicano all'adorazione eucaristica, alla messa, cercano di mettere in pratica quello che è stato il percorso, diciamo, spirituale di Carlo, che, che, che innanzitutto era la messa quotidiana eh, da sin da quando aveva sette anni che fece la prima comunione, un pochino di adorazione eucaristica, o prima o dopo la messa, la recita del Santo Rosario, la lettura della Sacra Scrittura. E, e poi soprattutto l'approfondimento teologico che Carlo ha sempre fatto e che lo ha portato poi a 11 anni a essere nominato eh, aiuto catechista e poi catechista. Ecco, quindi per dire come Carlo era già preparato, no? proprio perché questa sua assidua lettura, assidua diciamo eh, scru scrutamento della parola di Dio, delle, dei testi di teologia, dei mistici, ecco, sicuramente ha contribuito. A formarlo in una maniera particolare. Certo che bisogna dire che Carlo era assolutamente un ragazzo con una eh, diciamo, intelligenza superiore, e d'altra parte anche il fatto di questa genialità nei computer, perché era considerato un po' un, un, un genio no? perché utilizzava testi che normalmente utilizzano i, i seminaristi, noi seminaristi, gli studenti universitari. Nelle facoltà teologiche, nelle teologiche, non so perché sto, sto parlando della teologia, mi sto... però diciamo sicuramente usavano anche quelli perché si, leggiava, si leggeva la, la sfuma teologica, ma cioè questi testi che normalmente si comprano nelle facoltà universitarie, come per esempio il Politecnico di Milano dove c'è la facoltà di Ingegneria Informatica, ecco lui andava lì e comprava i testi scriveva, faceva programmi, eh, sapeva fare i logaritmi, sapeva utilizzare le formule matematiche che normalmente non si, non si studiano nei licei, non si studiano perché si studiano all'università. Quindi era autodidatta, ma era eccezionale. Ecco. Ma d'altra parte Carlo è stato sempre autodidatta in tutto, perché per esempio ecco, si era, si era, non gli piaceva suonare il flauto, a scuola c'era l'opzione di scegliere uno strumento a piacimento. Ecco. Carlo invece di suonare il flauto, che quasi tutti avevano, avevano scelto perché è uno strumento semplice, eh, decise che voleva imparare a suonare il sassofono. Lui prese questi manuali e imparò da solo a suonare il sassofono, questo per dirle com'era com capace, ma questo parliamo di quando aveva nove anni, dieci anni, eh. cioè non è che parliamo di quando era adulto. E quindi eh, questo, appunto, questa sua capacità di da solo. Di fare tutte queste cose, ecco, anche il fatto di fare queste mostre. E lui diceva che noi siamo molto più fortunati di coloro che vissero duemila anni fa accanto a Gesù, perché quelle persone per vedere Gesù dovevano attraversare chilometri, dovevano, erano limitati dallo spazio, dal tempo, mentre invece noi basta scendere nella chiesa sotto, sotto casa più vicina, abbiamo Gerusalemme sotto casa, perché dove c'è un tabernacolo c'è la presenza viva e reale di Gesù che dimora in mezzo a noi. Come ha promesso, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. E poi diceva Carlo che l'Eucaristia, appunto, che era il centro della sua vita, questo fulcro proprio, ecco, e questa diciamo, questa ragione di vita di Carlo. Carlo viveva veramente la presenza costante di Dio nella sua giornata, sempre, sempre diciamo, collegato col cuore, con Gesù. Quindi quello che faceva era proprio fatto per Gesù, in Gesù, con Gesù, ecco. Proprio questa particolarità faceva sì che Carlo aveva veramente questa pace che emanava, questa luce negli occhi, questa diciamo spiritualità che si percepiva proprio. Un po' come eh, testimoniano alcuni quando sono vicino alcuni santi perché Carlo aveva proprio questa, questa diciamo compattezza, questa purezza di cuore, questo amore per Gesù, era riempito di Gesù. Ecco. E allora eh, per ritornare al discorso di. Come io, è chiaro che io ho vissuto un ragazzo straordinario perché comunque, pur essendo un ragazzo contemporaneo, pur essendo un ragazzo che ha, che ha vissuto diciamo, le cose che vivono tutti i ragazzi di oggi, no? Cioè lui sa che cosa, sapeva che cos'erano i videogiochi, sapeva che cos'era la televisione, il cinema, internet, ecco. Però Carlo ha saputo dominare questi strumenti, cioè è lui che è diventato influencer di Dio. Ecco, mentre oggi diciamo, è pieno di influencer che ci rimbambiscono e diciamo che la gente si fa molto, ehm, cioè tende, rischia di diventare un po' fotocopia di qualche influencer, di qualche leader, di qualche cantante rock, di qualche attrice, e Carlo invece sa ha saputo essere lui un influencer di Dio. Ha fatto delle mostre per dire, per citarne una, quella dei miracoli eucaristici che è andata in tutto il mondo e, e sta diciamo toccando i cuori di tantissime persone. Ma perché l'ha fatta? Perché proprio avendo fatto il catechista si è reso conto che la gente non andava a messa. Diceva che se le persone capissero l'importanza dell'eucaristia ci sarebbero talmente tante file davanti al tabernacolo che non si riuscirebbe ad entrare. Eh, perché non è possibile che il tabernacolo sia disertato, che in fondo è la sede de, de, del nostro creatore, del nostro Salvatore, e poi eh, uno vede file chilometriche davanti a un'attrice, a un cantante rock, una partita di football. E eh, questo è assolutamente vuol dire che la gente non si rende conto. Quindi questo zelo apostolico lo ha animato talmente tanto che lui da solo ha deciso di fare queste mostre proprio per sensibilizzare. Per, fare, per aiutare le persone ad avvicinarsi a Dio. Ecco, questo è stato proprio la sua, la sua, grande, la sua grande, diciamo, quello che... Eh, ecco. Però da solo, appunto, stavamo dicendo, ha fatto queste mostre, queste mostre che hanno influenzato il mondo, perché sono andate in tutti, tutti i continenti, parliamo Africa, India, America Latina, Brasile, Stati Uniti, Europa, Australia, eh, cioè Egitto, Arabia Saudita, paesi anche... De, Diciamo anche molto lontani, Vietnam, e questo fa capire proprio come ecco, Carlo ha saputo, appunto, dominare con questi mezzi di comunicazione, ha saputo trasmettere un messaggio. Un messaggio che poi eh, sta continuando ad andare in tutto il mondo e che, comunque, eh, tendenzialmente non fa altro che annunciare che Gesù è la via, la verità, la vita, che è Gesù ci ha lasciato i sacramenti che sono la nostra salvezza, che sono il dono più soprannaturale e più grande che abbiamo sulla terra e che noi spesso, diciamo, non ci rendiamo conto di questo, è che è un tesoro, un tesoro speciale per tutti. E poi andiamo dietro, diciamo, a quelle che sono fotocopie, no? Fotocopie di, di quello che in fondo dovrebbe essere il centro della nostra vita, che è mettere Dio al primo posto nella vita. E poi Carlo, giustamente, questo, questo periodo che, che, che vede questi personaggi, no? Questi, si devono mettere sempre in mostra, ecco come su Facebook, eccetera, e che tu, tu, lei vede pure i profili dei giovani in generale. Ci sono questi selfie, mettersi sempre a far fotografare se stessi, eccetera. Eh. Una domanda: una domanda che a noi, a Sacerdoti, ci fanno molte, molte persone, molti genitori, sì. eh, che è appunto quella dell'educazione dei figli, cioè tantissimi genitori che hanno questa preoccupazione di trasmettere la fede. Ai loro, ai loro figli, alle loro figlie, e tante volte non ci riescono, appunto perché, per quello che lei dice di questa società, che alle volte i ragazzi eh, rimangono un po' diciamo sorpresi dalle cose che vengono, e, e tante volte no, non vivono secondo la fede dei loro genitori. E invece, lei, ecco, ha levato un figlio santo, che, che lei potre, ci potrebbe dare qualche consiglio ai genitori, qualche, qualche raccomandazione per questi genitori che sono preoccupati di questo. Sicuramente Carlo era molto più bravo di me, no, io dico sempre che Carlo per me è stato un salvatore, nel senso che nel, nel caso specifico nostro, è stato un po' Carlo quello che ci ha fatto fare un cammino più serio, più ecco, di, 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 diciamo, di, di avvicinamento al Signore, perché Carlo era proprio una calamita. Però quella che è la mia esperienza, quello che diceva Carlo, eh, il problema dei genitori la maggior parte dei genitori. Si assume il ruolo di educare davanti a Dio i figli cristianamente. Ora, il problema è che sin da piccolini i bambini devono essere educati, cioè la preghiera. Io adesso ho due gemelli che ho avuto e i miei figli a cinque anni e mezzo hanno fatto la prima comunione e, e da, da, dall'età di cinque anni e mezzo hanno cominciato a dire tutti i giorni il rosario. Poi sono bambini a cui si è stato parlato delle apparizioni della Madonna, quelle riconosciute dalla Chiesa, come Lourdes, Fatima. È stato, è stato sempre presentato la vita dei santi, la vita dei santi che è molto importante perché è una catechesi e, e soprattutto è, è molto importante raffrontarsi: no? i santi, il Signore ce li dona per questo. Spesso diciamo oggi si tende un pochino a snobbare queste cose, però non va bene. Questo non va bene, la pianta diceva già San Giovanni Bosco: deve essere drizzata sin da quando è piccola perché se la si fa crescere storta. Poi da grande è molto difficile drizzarla, allora qual è l'errore di molti genitori? L'errore di molti genitori è che iniziano quando magari i ragazzini cominciano a frequentare la prima comunione e quello è sbagliatissimo, perché sin da piccoli bisogna leggere libri sulla Madonna, fare dei viaggi insieme, pregare insieme quotidianamente, mostrare la vita dei santi, gli esempi dei santi, la devozione alla Madonna, la devozione a Gesù e a Eucaristia. Questo bisogna fare. I genitori devono perdere tempo, non devono demandare gli altri, soprattutto sono apatici spesso i genitori, non hanno voglia perché sono stanchi, perché hanno le loro cose, perché spesso anche noi genitori siamo egoisti. Quindi, eh, il figlio a un certo punto magari pensiamo a noi stessi, ma non pensiamo al nostro figlio. Alla fede. E invece il compito nostro principale è quello di pensare ai figli. Quindi è molto importante che un genitore capisca. Che non è che può iniziare quando il bambino va a catechismo a nove anni. Il bamb I bambini vanno cominciati a istruire da quando hanno tre anni, quattro anni. E soprattutto si deve vivere la fede, perché che io predico e poi non vivo la fede, mio figlio se ne accorge e la incoerenza di un genitore e poi divento un elemento di, di, di allontanamento dei figli dalla fede. ecco. Soprattutto bisogna capire che questa è una società che ha molto, Molte, diciamo contraddizioni che ci sono molti pericoli la pornografia la droga l'alcol c'è anche l'esempio cattivo di, del cinema perché spesso il cinema si diventa un pervertitore di anime perché non è che il cinema sia sempre che presenta modelli positivi spesso nel cinema vengono presentati modelli negativi e, si sua, e, si, e le persone si assuefanno al peccato i giovani ragazzini vengono assuefatti al peccato come se fosse una cosa normale. Allora, siccome un cattolico deve seguire i comandamenti innanzitutto, perché se non segue i comandamenti non c'è l'amore, non c'è Dio dentro, allora è inutile che ci prendiamo in giro, che vogliamo, vogliamo, vogliamo i figli santi e poi li lasciamo davanti alla televisione, li lasciamo davanti ai telefonini da soli. Ma i pericoli ci sono, quindi il genitore deve essere attento, circoscritto, deve, 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 deve andare dietro ai ragazzini. Non può il, un genitore pensare che oggi sia possibile demandare qualcun altro nel ruolo educativo sopra, de, della fede, soprattutto il genitore si deve mettere in gioco in prima persona. È solo così che riusciremo a salvare questi figli, perché altrimenti questi poveri ragazzi saranno in balia del primo vento che vi arriva. E saranno, 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 saranno esposti a quelli che sono i pericoli che il mondo presenta, capito? Ora, eh, ovviamente, questo è il mio consiglio. Sin da piccolini i genitori devono pregare, insegnare il rosario, insegnare la devozione alla Madonna, ai santi, eh, soprattutto ad amare Gesù, a conoscere la vita di Gesù. Perché comunque ci sono, si può leggere la scrittura, si possono leggere gli episodi del Vangelo, della Bibbia, dell'Antico Testamento. Siccome i bambini hanno l'innocenza battesimale, l'innocenza battesimale è sicuramente qualcosa che li facilita, li facilita perché sono docili allo Spirito Santo, mentre gli adulti fanno più fatica a capire e a credere, mentre i bambini sono meravigliosi. Quindi, se loro approfittano di questa loro età giovane, e, e cominciano sin da piccolini. È difficile che poi il bambino verrà senza valori, senza fede. Ecco, però la fede deve essere innanzitutto insegnata dai genitori. Ecco, non possiamo pensare che il ragazzino, io ho dei ragazzini che mi sono stati mandati per fare la preparazione della comunione, che ho accettato, di, ogni tanto accetto qualche situazione del genere. Mi sono arrivati e non sapevano fare il segno della croce e quando facevano il nome del padre, del figlio, dello Spirito Santo, io gli ho chiesto che cos'è il padre, e il figlio, lo Spirito Santo. Sai cosa mi hanno risposto? Boh. Allora, che, 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 io, ma, tu mi arrivi a nove anni così, vuol dire che il genitore. Ah, io sono religiosissimo, mi dicono i genitori, meno male, non, non sanno neanche che cos'è il segno della croce. C'è cioè, il problema, capisci? È un problema serio, la gente non si rende conto. C'è un analfabetismo in, ma in materia di fede che è spaventoso, spaventoso. Io ho degli amici laureati ad Harvard con il massimo devoti, con dottorati, che non sanno niente neanche che cos'è il battesimo, capisci? Eh, sono cose inconcepibili. Purtroppo, come si dice nel diritto, l'ignoranza non è scusa, cioè l'ignoranza non scusa, è così anche nella fede: non è possibile essere così. Soprattutto questa apatia verso le cose di Dio è sconcertante, perché poi veramente si capisce proprio là dove il tuo, il tuo tesoro là il tuo cuore. Eh. Purtroppo noi il nostro cuore spesso ce l'abbiamo in tutte altre cose. E questo è proprio brutto perché si è eliminato Dio dalla società ed è una cosa che purtroppo eh, poi ne risentono i più fragili, che sono i bambini e sono i giovani. Ecco, quindi questa è pure colpa dei genitori, è colpa di noi che non sappiamo educare abbastanza bene, che non perdiamo tempo con i nostri figli, che non ci rendiamo testimoni veraci di quello che è il credo che abbiamo voluto trasmettere anche ai nostri figli. Ecco. Signora Antonia, lei nella, nella seconda risposta ci ha dato già un, un riassunto de, dei molti motivi per i quali Carlo è, è un esempio per i, per i giovani, per noi giovani, perché io sono nato nello, nello stesso anno di Carlo, ah. quindi anche per, mi, mi sento molto vicino e molto legato a lui, anche per questo. Eh, ma soprattutto ecco, per il suo amore per Gesù. Per Gesù. Ma, magari lei ricorda qualche aneddoto, qualche vivenza concreta che, che ci possa condividere e che possa aiutare tanti ragazzi che vogliono imitare Gesù tramite Carlo? Cioè aneddotti riguardanti l'Eucaristia, la sua pietà Eucaristica? Ad esempio, sì. Sì, sì, ma cioè, io vi dico questo, che Carlo, eh, come dicevo lì di Emos, quando Carlo andava di fronte al Santissimo Sacramento, oh, perché si metteva lì a fare l'adorazione eucaristica, ma l'adorazione va fatta tutti i giorni, un sacerdote la deve fare tutti i giorni, eh? deve fare anche la messa, se possibile, due volte al giorno, offrire, offrire, imparare a vivere la messa. Ecco, Carlo, eh, diciamo, notava se per esempio un sacerdote eh, faceva la Messa in modo devoto, perché si vede se un sacerdote celebra in modo devoto la Messa. Perché se io un sacerdote che mi fa un'omelia di mezz'ora e poi al momento dell'elevazione della consacrazione mi fa così, 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 eh, e Carlo diceva, cioè, uh, high speed <ride> consecration, eh, diciamo che si nota. E diciamo che, eh, allora Carlo diceva, che, 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 che se noi veramente ci intercettiamo Gesù nel Santissimo Sacramento, no? con, veramente con uno sforzo, uno sforzo che all'inizio costerà fatica, perché voi vi distrarrete, avrete la mente altrove, magari vi farà male la schiena, non vi fate stare seduti. Però diceva Carlo che poi il Signore vi farà sperimentare quello che è l'episodio dei discepoli di Emmaus. Veramente voi sentirete il cuore bruciare, Davanti al Signore. Quindi i sacerdoti devono, oltre che essere bravi diciamo, eh, nel celebrare il santo, il santo sacrificio di Gesù in modo devoto, perché deve trasparire verso i fedeli, ma soprattutto devono, i sacerdoti eh, devono diciamo, eh, a loro volta imparare questa diciamo, unione col Signore attraverso questa vita di adorazione, che deve essere comunque praticata. Perché io so che molti sacerdoti non hanno questa pia pratica, e poi comunque sia, eh, purtroppo questo non li fa entrare in quel mistero eucaristico, che secondo me è alla base di qualsiasi diciamo, vocazione sacerdotale. Perché è molto importante capire che l'Eucaristia è Dio con noi, è Dio in persona, come diceva Carlo. Noi saremmo santi se amiamo Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi. L'Apostolo Giovanni ci dice che Gesù è amore. Dio è amore. Allora, io nell'Eucaristia ho il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di nostro Signore. Io nell'Eucaristia possiedo l'amore o trovo l'amore, l'amore. E siccome la mia anima deve essere nutrita per amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi, io ho bisogno di questo nutrimento spirituale, come ho bisogno di nutrirmi per, per andare avanti e non morire, ma la mia anima ha bisogno di questo nutrimento. E quindi bisogna che i sacerdoti capiscano che veramente per avere il trionfo del cuore immacolato di Maria, il trionfo del, veramente di Cristo sarà nel momento in cui sempre più persone si rivolgeranno a Cristo Gesù Eucaristia attraverso la Santa Messa, attraverso una vita assidua e caristica perché là vi sarà il trionfo di Dio, il trionfo del regno di Dio, già su questa terra pregusteremo il paradiso e già vivremo la trasfigurazione che avvenne e fu un esempio che Dio ci diede, Gesù ci diede, proprio per come anche noi già su questa terra possiamo sperimentare questo, possiamo già vivere in questa dimensione di coeternità. Perché possiamo entrare in questo circolo d'amore dove le tre persone divine, Padre, Figlio e Spirito Santo, si amano e c'è questo circolo di, di amore vivo? E, e, e in un certo senso, intanto, in questo circolo entriamo nella coeternità già su questa terra. D'altra parte, diceva Carlo, che da un punto di vista geologico. Da un punto di vista astronomico, la no, il nostro pianeta, da quando c'è stata l'incarnazione di Gesù, è sempre lo stesso. Ma da un punto di vista soprannaturale, non è più lo stesso pianeta perché è coabitato dalla Santissima Trinità. La Terra è coabitata dalla Santissima Trinità che dimora in mezzo a noi. Questo deve essere qualcosa che, di cui i cristiani devono essere consapevoli di più perché spesso il cristiano non è consapevole, non vive questa dimensione di coeternità nella sua vita, non vive questo rapporto con Dio. Ecco, e questo è il grosso problema. Quindi i sacerdoti si devono fare assolutamente portatori di questa, di questa verità e soprattutto con la loro testimonianza, la loro preghiera, devono coinvolgere le persone e portarle a Gesù, Eucaristia, perché là avverrà la grande trasfigurazione di queste persone, la grande, la grande conversione. Non è che noi faremo la conversione attraverso le nostre prediche, né tantomeno attraverso gli esercizi spirituali, attraverso le lezioni divine. La grande conversione avverrà nel momento in cui queste persone volontariamente si mettono alla scuola di Gesù Eucaristia. Allora lì avverrà la grande trasfigurazione. L'Eucaristia, diceva Carlo, è la mia autostrada per il cielo. Ecco, questo è quello che io penso dovrebbe essere il motivo e la diciamo, spinta. Eh, di, di, di tutti i cristiani, perché devono capire che attraverso l'Eucaristia, veramente, si è, si, come dice l'Apostolo Giovanni, chi mangia la mia carne, beve il mio sangue, dimora in me, io dimoro in lui, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Attraverso l'Eucaristia avviene veramente questa nostra trasfigurazione e già su questa terra vivremo già nella dimensione di Dio, eh, nel kairos, come viene chiamato, il tempo di Dio, no? e usciamo da questo tempo terreno e già vivremo felici, perché comunque vivere l'Eucaristia significa vivere in pace, vivere la pace, vivere l'amore, già su questa terra, è qualcosa di meraviglioso. Grazie signora Antonia. Due, due domande in più, perché non li voglio, li voglio rovare più tempo. Una, sì. la, la domanda, la, la prima sarebbe, come era il rapporto di Carlo con i loro coetanei, con, con i suoi amici perché lei ha già detto tante volte che Carlo era un ragazzo normale, un genio dell'informatica. com'era il suo rapporto? Come com com era lui a scuola? com'era lui con, con i suoi parenti, eccetera? Eh, chiaramente eh, da discepolo poteva essere un ragazzo amabile, generosissimo, sempre pronto a aiutare il prossimo, sempre pronto a, so, a, so, a sostenere coloro che avevano difficoltà, che erano oggetto di bullismo, oggetto di. Anche in giustizia, perché Carlo aveva molto vivo il senso della giustizia, molto spesso prendeva le difese dei più deboli, di quelli che erano più emarginati, le persone con grandi difficoltà. Ma sicuramente la normalità di Carlo è una normalità che si inserisce in quella che è la vita, diciamo, naturale di una persona, perché mangiava, giocava ogni tanto a pallone, aveva i compagni di classe aveva una vita normale, normale come tutti, non essendo diciamo un angelo, eh, pure lui doveva mangiare, doveva dormire, aveva qualche amico, aveva questi rapporti sociali, però diciamo che la sua vita normale è diventata non più normale, ma è diventata una vita soprannaturale, in quanto Carlo ha messo al centro della sua vita Gesù e Guaristia. Allora lei mi dice com'era, che era un ragazzo straordinario, nel senso che era buono, generoso, mai ho dovuto sgridarlo, sempre obbediente, sempre pronto, sempre pronto ad ascoltare il prossimo. Non ho mai sentito una critica, un pettegolezzo da Carlo. Non ho mai visto in Carlo non c'era mai un, un qualcosa che volesse farsi mettere in evidenza, un'umiltà, una semplicità straordinaria. Carlo, eh, Carlo diciamo, diceva sempre, eh, e questo glielo dico perché è importante, che l'altra la, faccia della, della, della virtù della carità è l'umiltà. Ecco perché era tanto attratto da San Francesco d'Assisi, di cui diciamo lo dava e, e, e leggeva le fonti, ad esempio, quel bellissimo passo delle ammonizioni, in cui Francesco dice così: ogni giorno egli si umilia, come egli si umilia discendendo dal, dal seno del padre nel grembo della Vergine Maria, così ogni giorno egli si umilia discendendo nelle mani del sacerdote perché comunque il Signore ogni giorno avviene questa transustanziazione. Ogni minuto secondo laddove si celebra una Santa Messa avviene questa, diciamo, questa transustanziazione che è la nostra salvezza. E Carlo diceva che l'umiltà di è l'unica virtù che è stata, che è propriamente stata inventata da Gesù, perché nelle altre religioni non c'è questa virtù, ma l'umiltà di Gesù non fu tanto il fatto di nascere in una mangiatoia, No? di, 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 di questa, diciamo, questa povertà, che poi tutto sommato era anche molto dignitosa. No, la grande umiltà di Gesù fu il fatto che lui, attraversato dalla sua condizione che è infinito, è passato a una condizione di finito, attraversato il tuo, quel tunnel massacrante, diceva Carlo, che si chiama incarnazione. Quindi abbassato se stesso, Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro nascosto, la sua uguaglianza con Dio, ma umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte alla morte di croce, l'abbassamento di Gesù. E questo abbassamento che è avvenuto attraverso l'incarnazione nel seno della Vergine Maria, avviene costantemente, ogni minuto secondo laddove si celebra una santa messa, perché ogni volta il Signore si abbassa, si umilia. E dalla sua condizione di infinito passa una condizione di finito per la nostra salvezza. E Carlo diceva che la prima incarnazione è quella più, quella più che noi conosciamo. Ma poi ogni volta si incarna e noi siamo i suoi tabernacoli, in fondo, siamo i suoi, come la Madonna. No? Dobbiamo avere quello stesso atteggiamento della Madonna, che fu umile no? perché accettò e si sottomise completamente a quello che era lo Spirito Santo. E allora, diciamo, questo annientamento avviene ogni volta che noi ci cibiamo dell'Eucaristia, perché appunto l'Eucaristia, quando noi ci cibiamo dell'Eucaristia, eh, siccome, la, come diceva Carlo, la conversione non è un processo di aggiunta ma di sottrazione, meno io per lasciare spazio a Dio, ogni volta che noi facciamo l'Eucaristia, se siamo in buona fede, avviene questa, eh, questa, questa nostra liberazione da noi stessi, questo farsi ripieno di Dio, che poi è, la, è, 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 la, è praticamente il segreto della santità. Meno io, non io, ma Dio, meno io per lasciare spazio a Dio. Ecco, la tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. Gesù attraverso l'Eucaristia ci insegna questa umiltà, come anche noi. Dobbiamo, diceva Carlo, che giova all'uomo vincere mille battaglie se non è capace di vincere se stesso con le proprie corrotte passioni, perché di fatto la grande battaglia è con noi stessi, non è ciò che entra da, da fuori che, che è impuro, ma è ciò che esce dal nostro cuore. E quindi noi dobbiamo purificarci, e l'Eucaristia è la fonte più, più grande e più potente per poter fare questa purificazione, perché ovviamente, sì, noi abbiamo ricevuto il battesimo, ci è stata tolta la colpa originale, ma rimangono le ferite che ci inclinano al mare. Il peccato attuale non viene cancellato, il Signore vuole la nostra buona volontà. Vuole che la nostra volontà eh, si, 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 si meriti quello che è una, una crescita spirituale che poi ci farà meritare il paradiso. Però per fare questo dobbiamo fare uno sforzo, capito? E l'Eucaristia è veramente una fonte eh, straordinaria per, per far sì che la nostra vita si trasfiguri e diventi come Dio sin dall'eternità ha pensato per ognuno di noi, ecco. Carlo diceva sempre, io voglio diventare quello che nella mente di Dio già sono e quindi attraverso l'Eucaristia sicuramente avverrà questo in modo rapido, sicuro, se si è in buona fede e se veramente si, ama, si fa uno sforzo per mettere Dio al primo posto nella vita. Grazie mille. Eh, allora l'ultima domanda, eh, magari lei ci ha detto già qualche spunto su questo, però noi viviamo in una società in cui c'è grande paura per il dolore e per la morte. Anche perché manca questa dimensione trascendente, come diceva lei prima. Eh, Carlo è un ragazzo che è morto con 15 anni, cioè che, che ha dovuto soffrire perché ecco, una leucemia non è, no, non è poco. Quindi, come ha affrontato lui il dolore, la morte, e come possiamo noi anche in questa società imparare da lui questo punto così importante? Perché ecco, non manca nella vita di nessuno. Ma vede, Carlo diceva che la morte con l'incarnazione, cioè che si vive per cercare di dimenticare la morte, no? che tutto il mondo è un turbinio continuo per cercare di dimenticarsi che prima o poi dovrà salire sul Golgota, perché sul Golgota ci saliamo tutti, diceva Carlo, non è che ci sale solo Gesù, ci saliamo pure noi prima o poi, non sappiamo quando, non sappiamo dove, ma ci saliremo tutti. Allora tutta la vita sembra un turbinio. Per poter dimenticare che prima o poi ci sarà questo passaggio, no? Come se il bruco, da, da bruco diventa farfalla, cioè in fondo la morte, che diceva Carlo, è la cosa più bella che ti possa capitare perché tu veramente incontri l'amato, no? Finalmente da bruco che sei diventi farfalla, e allora eh, diciamo che tu è eh, la fede che deve illuminare questa nostra vita perché se la morte è la cosa più terribile che ci possa capitare e che la, lei lo vede la gente c'è proprio terrorizzata perché di fatto non c'è fede perché quando a Carlo è stato comunicato che lui aveva la leucemia fulminante che poteva morire da un momento all'altro perché Carlo gli fu detto per legge va detto Carlo fece un sorriso e dice, il Signore ha fatto le battute come faceva sempre, perché lui era anche spiritoso. E eh, il Signore mi ha dato una bella, una bella, una bella sveglia <ride> e ha fatto un sorriso. E Carlo mi disse a me, io da qui non esco vivo, ma vedrai che io vi darò un sacco di segni. Carlo era felicissimo all'idea di incontrare il Signore e disse, io muoio felice perché non ho sciupato neanche un minuto della mia vita in cose che non piacciono a Dio. Carlo in piena coscienza era, era consapevole di aver vissuto la sua vita per la gloria di Dio e per amore del Signore. E quindi la morte per Carlo non è stato altro che un passaggio, il passaggio necessario per poter incontrare l'amato che tutta la sua vita lui ha messo al centro della sua, della sua esistenza. Quindi non è che la morte era la cosa più terribile, la morte è la cosa più terribile per coloro che non hanno fede. Allora, vi, purtroppo la maggior parte vivono la morte con un senso di angoscia, di tragedia, perché di fatto non, le loro vite non sono illuminate dalla fede, questo è il grosso problema. Ora il Signore spesso ci manda santi come Padre Pio, come i pastorelli di Fatima, ci ha mandato ecco, figure di, di santi straordinari, per, per farci capire che esiste il, il soprannaturale, che la vita oltre esiste per rafforzare la nostra fede, per aiutarci, perché basterebbe in fondo la rivelazione, no? Però il Signore, nella sua grande misericordia infinita, ci manda sempre degli esempi, proprio per farci capire che veramente la vita eterna esiste. Ecco, quindi Carlo, il fatto che sia autoripreso due mesi prima di morire, dicendo quando peso con un sorriso, è contenuto questo in un documentario che ha fatto il Vaticano, eh? Si vede proprio questo video di Carlo che si autoriprende e dice quando peso 70 kg sono destinato a morire e fa un bel sorriso. Perché per lui, per Carlo, la morte non era la fine di tutto, ma era l'inizio della vera vita. Allora che cosa direbbe Carlo a quelli che, per esempio, quando Carlo è morto, due amiche di classe di Carlo, che erano secondo me anche segretamente un po' innamorate di Carlo, perché Carlo era un gran bel ragazzo, che cosa se sono sognate contemporaneamente Carlo che le sgridava, perché piangevano, piangevano, piangevano. E diceva, basta di piangere, io sono felicissimo, sono con Gesù, la volete smettere, non, non dovete fare così. Ecco, tutte e due contemporaneamente hanno fatto lo stesso sogno. quindi capisce che è un segno che ha mandato probabilmente per farci capire che veramente la vita eterna è la cosa più bella. Certo che la cosa tragica è che siccome la vita è un dono che ci viene dato, e come diceva Carlo, noi abbiamo... E siccome cioè, la vita noi ogni minuto che passa è un minuto in meno che abbiamo per santificarci, capito? E spesso noi si perde tempo nella vita in cose che non sono importanti. no? Anche ad esempio voler perseguire una, una fama, una, una ricchezza, eccetera. E spesso perdiamo ore per andare in palestra, per andare qua, per andare su, e poi davanti al Signore. Non perdiamo mai un minuto per pregare, per, per stare con Gesù. Eh, questo è il grande problema, capito? È questo il grande problema. E allora eh, la vita eterna, eh, per, la, per Carlo, la morte non era altro che il naturale passaggio a quello che è la vita col Signore. Però eh, Carlo diceva appunto che il rischio è che si muoia, perché, sapete, un conto è morire, come dicevano alcuni mistici, alcuni santi, con un bicchierino d'acqua pieno così. No, in paradiso sono tutti bicchieri d'acqua pieno. però c'è quello così, c'è quello così, c'è quello così. Eh. però questo chiaramente ci darà il grado di beatitudine per l'eternità a cui noi saremo chiamati. Quindi tutti i giochi della vita si fanno su questa terra. E, e praticamente la mediocrità che oggi anima la maggior parte delle cose del mondo eh, rischia poi di farci eh, di morire con un grado molto basso di, di, di carità, di amore per Dio, per il prossimo. E questo naturalmente poi ce lo ritroveremo per tutta l'eternità. E Carlo faceva le meditazioni sull'eternità, diceva, beh mamma, ti immagini l'inferno? Perché lui era stato molto, diciamo, toccato dall'apparizione di Fatima quando la Madonna disse... Eh, nel 19 agosto del, del 1917 eh, apparve ai diciamo, pastorelli disse che mh, se gli uomini sapessero che cos'è l'eternità farebbero di tutto per cambiare vita questo l'ha detto a Giacinta ma eh, a que in quell'apparizione disse eh, molte anime vanno all'inferno poiché non vi è chi prega e si sacrifica per loro ecco veramente per noi è possibile la dannazione eterna veramente noi abbiamo un ruolo diciamo di cooperatori e corredentori insieme a Cristo per la salvezza del mondo. E quindi non bisogna sciupare il tempo, non bisogna eh, pensare che questa vita passi così. Eh, io conosco persone che mi dicono che si annoiano. Io mi annoio. Sa quanti giovani ho sentito che dicono io mi annoio. Comincia a pregare. Comincia a pregare per quelli che rischiano di andare all'inferno. Comincia a sacrificarti. Comincia a pensare di cambiare prospettiva nella tua vita. Non è che c'è bisogno, come diceva la madre Teresa, di andare in India a far bene. si può cominciare a farlo, già a partire dalla propria famiglia, scendendo sotto casa, sotto la propria casa. Ecco, cioè il problema è che si vive senza questa percezione della, della vita eterna, no? Ecco, come appunto ho detto prima, la beata, la, la santa Giacinta Marto diceva se gli uomini sapessero che cos'è l'eternità, farebbero di tutto per cambiare vita. Poi ci si ritrova che poi uno muore perché prima o poi si muore, e che si è sciupata una possibilità che il Signore ci aveva dato di, 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 di beatitudine molto più alta, di santità molto più alta. Ed è un peccato perché poi è quello che ci ritroveremo per tutta l'eternità. Quindi è importante, sull'esempio di Carlo, capire che la vita va vissuta secondo quello che. Che il Signore e lo Spirito Santo ci, 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 ci ispira, ma soprattutto seguendo eh, Cristo da vicino, ecco, senza allontanarsi mai da Lui, capendo che questa vita ci viene data in virtù di Gesù di amare Dio, no? conoscere, amare Dio, questo è essenzialmente lo scopo della nostra vita, no? e goderlo poi nella vita futura, come diceva il Catechismo di San Pio X, che però era abbastanza incisivo. Cioè, noi perché siamo qui al mondo? Per conoscere, amare Dio, eh? per scoprirlo, per imparare già qui su questa terra ad amarlo, altrimenti si finirà in purgatorio poi a fare questa conoscenza. E il problema poi è che comunque... Si, si, si rischia poi di perdere quella che è la possibilità di veramente eh, vivere una vita di, di beatitudine eh, a cui molto più alta rispetto a quella a cui il Signore ci chiama. Ecco. Signora Antonia, eh, la volevo ringraziare un'altra un volta per la sua generosità perché ecco, abbiamo parlato a lungo e, e ci ha aiutato tanto a conoscere ancora di più la figura di Carlo, che sicuramente ha fatto, sta facendo e farà tantissimo bene. Attente persone della Chiesa e fuori della Chiesa, quest'anno della sua beatificazione, ma poi fino all'eternità, Dio volendo. Speriamo. Quindi...